Allora, metto in votazione l'emendamento 31.26 Quintarelli con il parere contrario di Commissione, Governo e relatore della Lega con il relatore Di Sella che si rimetta all'Aula. Chi è che vuole parlare sull'emendamento? Onorevole Quintarelli sull'emendamento, prego. Grazie signor Presidente, membri del Governo, colleghi. Per la prima volta prendo la parola in quest'Aula per fare un gesto che dimostra concretamente il mio sostegno al Governo, ritirando il mio emendamento. Purtroppo non sono stato capace, nelle ultime settimane, di spiegarne l'utilità e di convincere dell'importanza sia di questo, tanto della sua riformulazione semplificata, ovvero l'emendamento 31.708 già ritirato dal collega Coppola. Il comma R dell'articolo 117 della Costituzione, che prevede una competenza centrale dello Stato nel coordinamento informatico solamente dei dati, nasce in un'epoca di fatto pre-internet, quando ci si scambiava i dati con stampe, nastri e dischi. Oggi, nel secolo della rete, limitare il coordinamento informatico ai soli dati è come accordarsi su dimensione del pallone e del campo, ma non su come funzionano rimessa laterale e fuori gioco. Sono convinto che in un'epoca in cui internet rende il mondo un punto, rinunciare al coordinamento informatico equivalga a rinunciare ad una leva importante per l'efficacia della macchina amministrativa, di riduzione di duplicazioni, sprechi e inefficienze a beneficio di cittadini e imprese. Non sono riuscito a convincere il Governo di questo indirizzo, dell'opportunità di entrare nel merito del 117 almeno in questo comma, ma sono fiducioso che vi possano essere nel prossimo futuro altre occasioni per provvedimenti che vadano nella stessa direzione. Con questo spirito di sostegno concreto all'azione del Governo ritiro l'emendamento. Grazie onorevole Quintarelli. Ha chiesto la parola il deputato Palmieri. Mi viene detto che il gruppo di Forza Italia ha fatto proprio l'emendamento. Grazie Presidente. Appunto volevo annunciare all'Aula che noi... Io personalmente apprezzo l'intervento del collega Quintarelli che ha dimostrato la sua sensibilità personale e anche politica nel suo primo intervento in quest'Aula e questo gliene va reso atto perché lo voglio dire a tutti i colleghi che magari non conoscono chi è Stefano Quintarelli che è uno dei padri dell'internet nel nostro paese. Quindi per questo motivo ho chiesto al Presidente Brunetta che il mio gruppo facesse proprio questo emendamento, perché come l'onorevole Quintarelli testé ha detto, è un emendamento che serve, che è veramente utile, perché ci consente di superare quella drammatica frammentazione che impedisce che nel nostro Paese finalmente la tanto auspicata da tutti noi digitalizzazione possa effettivamente avere atto e prendere piede. Da questo punto di vista, noi crediamo che sarebbe importante, mi rivolgo in questo momento al Governo, e accogliere questo emendamento, lo dico al Ministro Boschi, lo dico ai sottosegretari presenti, accogliere questo emendamento non modifica l'impianto di riforma della Costituzione, non modifica i contenuti della riforma, non modifica come è fatto il Senato, non modifica i poteri del Premier, è semplicemente una modifica necessaria per fare in modo che finalmente il nostro Paese e il funzionamento della pubblica amministrazione, che è uno degli obiettivi che questo Governo, così come anche i nostri governi, ha messo come caposaldo della propria iniziativa, per la quale ci siamo spesi noi, con il Ministro Stanca e il Ministro Brunetta, con due codici della pubblica amministrazione digitale, proprio per tentare di superare questi ritardi che ancora ci angustiano, allora io mi rivolgo veramente al Governo perché cambi il proprio parere, accolga l'invito che viene da un deputato della sua maggioranza, accolga l'invito che viene anche da altri parlamentari che fanno parte dell'intergruppo Innovazione e che condividono il merito di questo emendamento, che fanno parte di questa maggioranza. È veramente un emendamento di totale sostanza, serve al Paese, serve a tutti. Non, lo dico per l'ennesima volta, non modifica l'impianto della riforma che state portando avanti, che stiamo portando avanti nella fatica di questa serata, e veramente sarebbe un gesto da parte vostra
non solo di attenzione rispetto ai parlamentari della vostra maggioranza, ma anche di rispetto a quel stesso programma che voi dite di voler attuare. Quindi, veramente, ve lo dico per l'ultima volta, mettetevi una mano sulla coscienza digitale se ce l'avete, perché se realmente volete far fare al nostro Paese quel salto in avanti che da tanti anni in tanti stiamo cercando di fargli fare, questa è una gigantesca occasione. L'avete già fatto accogliendo l'emendamento del collega Coppola sull'inserimento in Costituzione della trasparenza negli atti della pubblica amministrazione, e fate anche questo secondo passo. È un passo piccolo, ma veramente importante e decisivo. Fatelo, veramente, è una cosa che serve davvero a tutti. Vi ringrazio anche perché non lo farete e perderete un'occasione. Vi ringrazio però perché vedo che mi avete ascoltato in modo compunto e mi avete fatto, insomma, dato una soddisfazione che condivido col collega Quintarelli. Grazie, che meritava miglior Palmieri. Sorte col suo emendamento. Grazie. Onorevole Zaratti, un minuto. No, ho avuto la segnalazione dal suo gruppo. Onorevole Scotto, no, non ho capito, pensavo fosse lei iscritto a parlare. No, non è scritto. Onorevole Buttiglione. Signora Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento è un emendamento che certamente non ha nessuna intenzione di alterare gli equilibri di questa riforma costituzionale. È invece un emendamento fortemente migliorativo, perché porta la Costituzione su di un terreno che è decisivo per il futuro del Paese. Ci aiuta a entrare in quella economia della conoscenza e a far entrare nella coscienza del Paese la priorità di una economia della conoscenza, di un'economia digitale, e ci attrezza meglio per cominciare ad aprire una prospettiva politica che è tanto decisiva quanto, ahimè, trascurata e poco interiorizzata dalle forze politiche. Io so che l'onorevole Quintarelli questo emendamento lo ha discusso, preparato, riscritto con tanti parlamentari che sono in quest'Aula, che appartengono a tutte le forze politiche, credo forse più al PD che ad altre, ma potrei sbagliarmi, al di là di ogni confine di partito, con una preoccupazione veramente costituente. Io vorrei pregare il Ministro Boschi, vorrei pregare il Governo di fare una riflessione su questo, perché credo che sia bene per l'Italia. Oltretutto, mostrare una disponibilità su questo metterebbe in evidenza il fatto che il Governo non è a priori contrario a qualunque emendamento, ma sa discernere ed accogliere quelli che, condividendo lo spirito fondamentale delle riforme, aiutano a fare riforme migliori, più calibrate sui bisogni dell'Italia. Grazie. Grazie onorevole Buttiglione. Onorevole Cozzolino è iscritto a parlare. Grazie Presidente. Abbiamo l'opportunità di votare questo emendamento e la discussione in merito a piattaforme informatiche. Sono 2 anni che siamo in Parlamento e si parla di agenda digitale. Mettiamola in Costituzione se non siamo in grado di realizzarla per le vie normali. Così, forse, avendo un principio in Costituzione, forse riusciremo ad attuarla quanto prima. Visto che anche questo governo si dice moderno e fa della digitalizzazione della pubblica amministrazione il suo cavallo di battaglia, quando siamo ancora in ritardo con i decreti attuativi e sul funzionamento dell'agenda digitale. Quindi invito anche la maggioranza a valutare questo emendamento, perché qui adesso discutiamo nel merito. Abbiamo fatto discussione prima, adesso è nel merito. Pensate cosa potete fare. L'ha proposto un componente della vostra maggioranza, quindi potreste quantomeno appoggiarlo. Grazie. Grazie onorevole Cozzolino. Onorevole Zaratti, perché ci ha ripensato. Ecco, ok, Zaratti. Grazie Presidente. No, il mio intervento per fare un sentito ringraziamento alla maggioranza di questo Parlamento, un complimento davvero sentito per il fatto di aver trasformato una discussione sulla Costituzione in una specie di caravanserraglio, aver distrutto, diciamo, la consistenza proprio della parola Parlamento. Parlamento significa che si può parlare, e io credo che sia davvero ingiusto il fatto che si debba sentire colleghi del Partito Democratico che possono articolare il loro pensiero su questa vicenda e invece negare agli altri gruppi la possibilità
di parlare. Verrebbe da dire, imitando una pubblicità famosa, che agli amici del Partito Democratico piace vincere facile. Grazie onorevole Zaratti. È scritto a parlare il deputato Bragantini. Grazie. Come relatore, per cambiare il parere al 31.26 Quintarelli e invitare il relatore di maggioranza e il governo a valutare veramente questo emendamento, perché anch'io avevo dato un parere contrario, ma le motivazioni mi hanno convinto che potrebbe essere un buon elemento per la Costituzione, per la riforma. Dunque chiedo veramente al relatore di rivalutare il parere e anche il governo. Non vi cambia la vostra riforma, è una cosa di buon senso. Onorevole Catalano. Grazie Presidente. Io ringrazio l'onorevole Quintarelli per aver presentato questo emendamento che sottoscrivo. Condivido nel merito pienamente questo emendamento ed è un passo importante approvarlo in Costituzione, in quanto la gestione coordinata dei dati della pubblica amministrazione è importante per lo sviluppo del nostro Paese, per lo sviluppo della new economy, della green economy e della sharing economy e di tutta quell'economia che si basa sulla condivisione dei dati e l'apertura dei dati anche in possesso della pubblica amministrazione. Senza un passo senza questo passo importante non si può veramente sfruttare al meglio le potenzialità del nostro Paese, delle infrastrutture, dei trasporti e di tutto ciò che ne compete. Quindi, grazie Presidente, quindi sottoscrivo l'emendamento e ne chiedo la votazione positiva dell'Aula. Onorevole Fiano, però durante la discussione bisogna che sì, fanno delle richieste, vi alzate, vi mettete da una parte e lasciate che i colleghi svolgano i loro interventi. Onorevole Latronico, a titolo personale, un minuto. Sì, Presidente. Ma noi nel merito apprezziamo questa proposta emendativa che sembrerebbe destare l'interesse di tutti. Però nello stesso tempo la predicazione ammonitrice dell'onorevole Palmieri rischia di non avere il successo sperato, perché c'è un condizionamento politico che distrugge all'origine lo spirito costituente. Cioè quest'Aula non è libera neppure di condividere gli aspetti più salienti da scrivere in Costituzione, perché c'è un gioco già precostituito. Questo è il punto politico grave, gravissimo, rispetto al quale quest'Aula si dovrebbe ribellare. E questo è il punto della mancata svolta. Un emendamento che viene ritenuto importante per produrre una innovazione all'interno della pubblica amministrazione, nel sistema della comunicazione. Grazie, onorevole. Per un pregiudizio, finisco Presidente, che ha però un rilievo politico grandissimo che a voi non sfugge, viene massacrato. Grazie. Io credo che questo sia una lesione, Presidente. Grazie, della libertà Latronico. Di questo onorevole Brunetta, a titolo personale anche lei. Vede, signor Presidente, mettere in Costituzione la digitalizzazione del Paese o l'implementazione delle piattaforme informatiche ha un profondo senso strategico, perché digitalizzazione vuol dire efficienza della pubblica amministrazione, vuol dire controllo, vuol dire produttività, vuol dire total disclosure, vuol dire efficienza, vuol dire libertà per i cittadini di conoscere. E se non c'è un processo digitalizzato, ma ancora cartaceo, il sistema non può funzionare, non ci può essere alcuna riforma della pubblica amministrazione senza digitalizzazione, non ci può essere efficienza del sistema delle imprese, perché il sistema delle imprese è proibito di dialogare tra di loro e tra di loro e la pubblica amministrazione. Vede, signor Presidente, il tema della digitalizzazione, il tema dell'informatizzazione, il tema della costruzione delle piattaforme informatiche è fondamentale per la democrazia sostanziale nel nostro Paese. Grazie. Pertanto io pregherei il Governo, o quel che è rimasto del Governo, visto che la Ministra Boschi se n'è uscita con il relatore Fiano, io pregherei il Governo di porre attenzione su questo punto. Posso parlare anche...
A cappella, si dice. Posso parlare anche della mia esperienza, come dire, di insegnamento? Onorevole, mi fa Brunetta, parlare anche a voce sì, senza microfono. Il suo intervento. Io le sto non dicendo, io signora Presidente, le sto dicendo, signora Presidente, che questo qualificherebbe questa riforma costituzionale. Vuol dire democrazia, vuol dire efficienza, vuol dire produttività, vuol dire controllo, vuol dire lotta all'evasione fiscale, perché solo con le piattaforme informatiche grazie si fa la lotta all'evasione adesso fiscale. Adesso però deve concludere. Per questa ragione, signora Presidente, le chiedo di consentire o di sollecitare il governo ad accettare questo emendamento. Onorevole Brunetta, lei ha segnalato il fatto che la ministra Boschi si fosse alzata, si era alzata perché io stessa ho chiesto al relatore Fiano di non intralciare gli interventi durante la discussione, quindi erano lì a discutere esattamente di questo emendamento. È scritto a parlare il deputato Chiuto, un minuto. Grazie Presidente, anch'io intervengo per sottoscrivere l'emendamento, per dichiarare il mio voto favorevole, non solo per il contenuto e la valenza strategica dell'emendamento, ma anche per la valenza simbolica che ha questo emendamento nel processo di riforma che il Parlamento sta compiendo. Come facciamo a dire di voler ammodernare la Costituzione del Paese e poi allo stesso tempo escludere dalla Costituzione un elemento di grande modernità, di grande innovazione come quello proposto dall'emendamento Quintarelli? Anche io inviterei il relatore e anche il governo a rivedere la loro posizione, perché non si può predicare in un modo esaltando l'importanza dell'agenda digitale, dell'innovazione, delle infrastrutture immateriali e poi dimenticandosi di queste necessità quando si pone mano alla riforma in senso più moderno e più efficace della Costituzione. Grazie onorevole Occhiuto. Ha chiesto di parlare il relatore, però io ho ancora iscritti a parlare, se possiamo forse concludere il giro degli interventi su questo emendamento. Onorevole Marazziti. Grazie Presidente, avendo alzato la mano quando ancora nessuno l'aveva alzata, avevo pensato di fare mio e fare nostro come gruppo l'emendamento ritirato dal collega Quintarelli per la sua validità. Siccome è stato sottoscritto da altri, aggiungo la mia firma e ritengo di mettere agli atti semplicemente che penso che il ripensamento, che penso sarà fatto proprio dal governo e dal relatore, perché l'agenda digitale e questa modernizzazione è una scelta profonda di questo governo e quindi questo emendamento va esattamente in quella direzione migliorativa, ecco, io credo che in questo modo noi possiamo dare al Paese una formulazione più compiuta, perché senza infrastrutture e senza piattaforme coordinate noi non riusciremo a raggiungere il risultato voluto. Grazie. Grazie onorevole Marazziti. Onorevole Fraccaro, su cosa intende chiedere la parola a proposito di regolamento? Articolo 24 e 11, Presidente. Volevo solo farle notare che non potendo io intervenire dopo il primo collega del gruppo che ha un minuto, non posso nemmeno dirle se voglio per caso sottoscrivere quell'emendamento o se voglio semplicemente votare in dissenso del gruppo. Lei mi sta precludendo la possibilità, ad esempio, di sottoscrivere un emendamento che magari qualcuno vuole ritirare e invece voglio che venga messo in votazione. Questo è un diritto inalienabile che nemmeno lei, Presidente, nemmeno la Boldrini mi può togliere onorevole in quest'Aula. Onorevole. Quindi le chiedo solamente, almeno il diritto di alzare la mano per dichiarare voto contrario rispetto al gruppo o per dichiarare se si vuole sottoscrivere o meno quell'emendamento. Questo è sancito dal regolamento e nemmeno togliendo il minuto o la possibilità di spiegare l'emendamento si può togliere questo diritto. Onorevole, lei Presidente deve prenderne atto, quindi se alzo la mano mi guarda, mi dà la parola, un secondo per esprimere il mio parere e metto giù il microfono, almeno questo. Ciao. Onorevole Fraccaro, lei può sempre comunicare alla Presidenza l'intenzione di votare in dissenso dal suo gruppo. Questa situazione che lei denuncia deriva dal fatto che sono effettivamente esauriti i tempi sia dei gruppi che a titolo personale, che sono stati già aumentati del terzo previsto, per cui è evidente che questo tema è vero quello che lei pone, ma ha come diciamo presupposto il fatto che i gruppi abbiano esaurito i loro tempi e che anche il titolo personale
è esaurito. Allora. Onorevole Palese, su cosa? Sull'emendamento, a titolo personale. Ah, però io avevo altri scritti sull'emendamento prima di lei, quindi bisogna che lei mi faccia finire gli iscritti a parlare. Onorevole, allora, anche lei sull'emendamento, onorevole Romele, sì. Allora, onorevole Saltamartini. Grazie Presidente, ma io credo di aver capito dai movimenti dell'Aula che probabilmente relatore e governo intendono finalmente intervenire e motivare o il parere contrario ed eventualmente il cambio del parere sull'emendamento. Questo significa che quando il Parlamento ha la possibilità di approfondire e di poter esprimersi e argomentare in maniera approfondita gli argomenti degli emendamenti, forse si ha anche la possibilità di far cambiare al relatore e al governo il proprio parere. E laddove avessi sbagliato l'interpretazione dei movimenti che ho visto in aula, mi piacerebbe ovviamente sapere dal relatore le motivazioni eventuali del parere contrario. Laddove invece ci fosse parere favorevole, credo che sia giusto invece attribuire l'emendamento a chi lo ha presentato in prima analisi, perché credo che sia frutto della correttezza politica tra colleghi riconoscere a lui il merito dello stesso, e comunque intendo sottoscriverlo. Grazie, ugualmente. Grazie, onorevole Saltamartini. Onorevole Gigli, un minuto perché ha già parlato l'onorevole Marazziti. Noi per la verità avremo ancora tutti i nostri tempi, ma... Ma ha già parlato per il suo gruppo, sì, l'onorevole Marazziti, che ha parlato per 5 minuti. Ce la facciamo tranquillamente. Prego. In un minuto. Io credo che, come il Ministro sa, il nostro gruppo ha avuto in questa vicenda della riforma costituzionale un'impronta decisamente regionalistica, e tuttavia abbiamo riconosciuto fin dall'inizio come le grandi reti di trasporti, le grandi reti energetiche dovessero essere di competenza nazionale. Quindi, proprio per questo motivo, riteniamo che anche le infrastrutture digitali ed anche le piattaforme digitali debbano essere di competenza nazionale. Ciò detto, ci auguriamo ancora che questo clima, così in questo momento propositivo e cooperativo, possa essere di buon auspicio, con la buona volontà di tutti, del governo, del relatore, della maggioranza e delle opposizioni, essere di buon auspicio per la ripresa dei lavori di domani. Grazie. Grazie. È scritto a parlare il deputato Palese ora. Sì, grazie Presidente. Semplicemente per fare una riflessione e una notazione. Abbiamo sentito più colleghi che con motivazioni molto pertinenti hanno sottoscritto questo emendamento. Vorremmo capire dal relatore e dal governo, ove dovessero mantenere il parere contrario, quali sono i motivi della loro contrarietà. Grazie. Grazie onorevole Palese. Onorevole Quintarelli, forse lei voleva parlare per dichiarazione di voto prima che, ecco, visto che prima ha parlato per ritirare l'emendamento, no? Non vuole per... Ok. Allora, ha chiesto di parlare la ministra Boschi. Grazie Presidente. Era iscritto a parlare il deputato Romelli. Se no stasera pensa che ce l'ho con lei. Sì. Va bene. E spero che non sia veramente un'antipatia anche nei miei confronti, che credo di essere una persona abbastanza mite. Comunque, congratulazioni. Prego. Per il clima che adesso è stato reintrodotto molto positivo, e mi auguro che poi con l'intervento della Ministro Boschi a maggior ragione risolva un po' di questioni e tranquillizzi il clima. Ecco, per il mio intervento solo per sottoscrivere questo emendamento, ribadendo la positività a più riprese rilanciata, in particolare dalla Bico Antonio. Grazie. Prego, Ministro Boschi. Grazie Presidente. Per motivare l'iniziale parere contrario del Governo, condiviso anche inizialmente con i relatori, e quindi poi anche la maturazione di un diverso orientamento alla luce del dibattito in Aula. Sicuramente nella riforma che stiamo affrontando stiamo cercando di disegnare un equilibrio nuovo tra i poteri attribuiti allo Stato e quelli attribuiti alle Regioni. È un equilibrio non facile da trovare, in cui abbiamo cercato tutti insieme di mantenere appunto un rapporto sano che non portasse necessariamente ad attribuire allo Stato in modo esclusivo le competenze su ogni materia. È una stesura, una scrittura, un equilibrio ovviamente che è in fase di ancora esame
in queste ore qui in aula e quindi sicuramente il dibattito è stato utile per approfondire come gruppi e sensibilità anche più, diciamo, federaliste o regionaliste rispetto a questo emendamento abbiano un atteggiamento favorevole. Quindi nel esprimere il parere favorevole del Governo sull'emendamento vorrei ringraziare sinceramente l'onorevole Quintarelli non soltanto per l'impegno che ha profuso in tutte le fasi precedenti alla discussione in aula per poter sostenere e in qualche modo spiegare il proprio emendamento unitamente ad altri colleghi dell'intergruppo che si occupa di innovazione, specificamente anche dell'onorevole Coppola che più volte ha sostenuto questo emendamento e altri emendamenti similari, nonché i vari componenti dell'intergruppo di innovazione e quindi anche dei gruppi di opposizione che hanno lavorato su questi temi. Il ringraziamento all'onorevole Quintarelli è, diciamo, sottolineato anche dall'atteggiamento che ha avuto in aula con la sua disponibilità nell'ottica di un lavoro a sostegno appunto della maggioranza e del governo, con la sua disponibilità a ritirarlo nonostante l'attenzione per il tema e quindi mi sembrava doveroso essendo il primo firmatario, fermo restando che ovviamente l'apprezzamento va al lavoro di tutti i colleghi che operano in questo settore e che si sono impegnati per questi emendamenti e lo hanno sottoscritto anche in questa sede. Onorevole Squeri. Ma devo dire che l'intervento del Ministro ha portato una ventata di positività a questo dibattito. Intervengo solamente per aggiungere un nome tra quelli che ha fatto il Ministro, ma che a mio avviso è meritevole di essere citato, cioè l'onorevole Palmieri che a fronte del ritiro di Quintarelli aveva fatto proprio l'emendamento. Grazie onorevole Squeri, onorevole Mazziotti. Sì, grazie Presidente. Come ha sottolineato poco fa il Governo, l'onorevole Quintarelli e il gruppo di Scelta Civica avevano accettato di ritirare l'emendamento e di non insistere per il posizionamento nella maggioranza e per lealtà verso il Governo. Ovviamente siamo molto contenti del cambiamento di opinione del Governo e voteremo a favore dell'emendamento. Grazie. Allora, non essendoci altri iscritti a parlare, metto in votazione l'emendamento. Onorevole Spadoni. Sì, Presidente, solo per avere un chiarimento, come possiamo fare a sottoscrivere l'emendamento dato che mancano i tempi concretamente proprio? Dovremmo venire da voi? Lo fate al banco della Presidenza, certo, comunicate okay, allora, al banco della Presidenza. Sto venendo, grazie. Vabbè, ma comunque me l'ha già detto, quindi va bene, anche da qui va bene. Allora, metto in votazione l'emendamento 31. Punto. No, no, ma non c'è problema, lo fate tranquillamente, intanto io lo metto in votazione. Allora, riprendete posto, scusate, qui non stiamo a giocare. Allora, se avete deciso di sottoscrivere l'emendamento, io prendo nota che il gruppo del Movimento 5 Stelle intende... Allora, singolarmente lo fate con il telefono. Va bene, allora metto in votazione l'emendamento 31.26, già Quintarelli, poi Palmieri, con il parere favorevole del Governo e dei relatori. Aperta la votazione. Ah, scusi, del relatore di maggioranza e non del relatore Lega. No, ah, mi scusi, sì, ha ragione, non ha potuto cambiare il parere. Con il parere favorevole del relatore di minoranza e del Governo. Perfetto, grazie. È aperta la votazione. Allora, io sto per chiudere la votazione, lo dico ai colleghi che sono qui, ai banchi del Governo, non c'è bisogno che voi sottoscriviate, basta che ci dite i nomi,
basta che ci dite i nomi, lo fate dopo. Adesso, se volete votare l'emendamento che intendete sottoscrivere, andate al banco e votate, altrimenti io chiudo la votazione. Allora, chi vuole votare si mette al banco e vota. Non stiamo a giocare, mi dispiace. Colleghi, c'è stata una discussione utile che si è conclusa addirittura con il cambio del parere su un emendamento e voi dovete per forza, come dire, aggiungere la ciliegina. Questo non va bene perché siamo il Parlamento. Allora, se non vi sbrigate, con lei, allora, Bonifazi non riesce a votare. Intanto vediamo chi ha problemi a votare. Sorial. Invito i colleghi a prendere posto rapidamente. Andate ai banchi perché altrimenti vi chiudo la votazione. Colleghi, Vacca. Sì, non stiamo. Stiamo lavorando tutti quanti, anche voi, per cui non cerchiamo l'incidente perché non abbiamo bisogno di cercare l'incidente. Sto aspettando che vadano ai loro posti, però non dobbiamo fare tra di noi delle cose poco serie. Allora, colleghi, sto per chiudere la votazione. I colleghi che non l'hanno ancora aggiunta la firma lo possono fare dopo. Prego, andate al banco a votare. Colleghi del Movimento 5 Stelle, onorevole Ferraresi, veloce, su, forza, forza. Colleghi, lo potete fare dopo. Allora, finito questo io chiudo la votazione, guardate. Colleghi, non vi aggiungete al difficile lavoro che stiamo facendo, per favore. Andate al banco, veloci perché sto chiudendo la votazione. Allora, veloci, Fantinati, voti per davvero però, non faccia finta. Scagliusi.